questa puntata. Treni regionali, disservizi e disagi per i pendolari. Targa bimba Beccattini, atleta di ginnastica ritmica. 8 marzo, la forza delle donne. La pasta fresca nella cultura alimentare toscana. Il Consiglio regionale ha affrontato il problema del trasporto pubblico locale e in particolare dei disservizi dei treni regionali e dei disagi per i pendolari. Una situazione, a detta di tutti, diventata insostenibile, ribadito a Ferrovie dello Stato il rispetto del contratto di servizio. La Regione Toscana investe 260 milioni l'anno per il servizio regionale. Ha firmato un contratto nel 2019 che prevede la fornitura di 100 treni nuovi, ne sono già arrivati 50, ma prevede anche il miglioramento degli standard di qualità del servizio. Invece stiamo assistendo ad un deterioramento, ad un tornare indietro. La Giunta, il Presidente e l'Assessore sono impegnati a rivendicare il rispetto del contratto e noi vogliamo supportare la loro iniziativa e presenteremo un atto in Consiglio perché si apra da parte del Ministro competente, così come era avvenuto in passato, un tavolo con i gestori affinché si provveda a risolvere le problematiche, perché una regione che investe tutte queste risorse, che crede nella cura del ferro, nella mobilità sostenibile, ha diritto di avere un servizio di qualità per i toscani, per le toscane e per tutti quelli che, venendo nella nostra bellissima regione, prendono un treno. Per quanto riguarda i trasporti, in Toscana siamo ancora fermi. Da un lato abbiamo i treni che non vanno, dall'altro abbiamo una gara del trasporto pubblico che è stata voluta dalla sinistra toscana ma che non ha retto. Di fatto abbiamo intere zone di questa regione che sono state abbandonate. Pensate a quanti sono i cittadini che usano tram e autobus. Ecco, chiedete a loro se il trasporto toscano funziona. Abbiamo fatto un giro con i nostri sindaci, con i nostri amministratori locali per capire qual era lo stato dell'arte. Abbiamo cittadini fermi alla stazione e abbiamo persone, pendolari fermi alle fermate degli autobus che aspettano ore affinché un autobus passi. C'è un messaggio che deve arrivare chiaro e tondo a questa giunta. Continuare a non gestire e soprattutto a non rimediare a questi disservizi che si creano nel trasporto pubblico locale significa un disincentivare ulteriormente l'utilizzo dello stesso e quindi aumentare paradossalmente il trasporto su gomma e andare nella direzione esattamente opposta, che è quella anche della sostenibilità economica di un sistema di trasporti che deve sempre tutelare anche le zone più fragili, quindi le tratte meno occupate. È un algoritmo talmente semplice che ci meravigliamo che questa cosa non venga compresa. Si deve intervenire con da questo punto di vista, garantendo il massimo servizio soprattutto alle fasce degli studenti, le fasce più deboli, e far sì che ci sia un'effettiva qualità del servizio con un monitoraggio che deve partire dalla giunta, a costo di essere tutti i giorni a dei tavoli di trattative, perché non è più possibile andare avanti così dopo quello che è stata l'assegnazione al nuovo gestore, dopo un travagliato iter che già quello faceva capire quale sarebbe stato l'esito, purtroppo. Il 30% della rete ferroviaria toscana non è elettrificata e circa il 50% viaggia su binario unico. Una situazione che si protrae da decenni e, guarda caso, il PD se ne accorge proprio adesso. Noi siamo da sempre vicini agli utenti che subiscono disagi e disservizi e crediamo che non si possono obbligare i cittadini a prendere i mezzi pubblici quando non ci sono alternative né su gomma né su ferro. Devo dire che la nostra regione purtroppo dal punto di vista geografico è di per sé complessa, perché si va dall'Appennino alla costa e si va da una zona, un triangolo diciamo, che è ben rappresentato, anche se con oggettive difficoltà come quella della Fipili, però diciamo che Pisa, Firenze, Livorno è una zona che è servita e che comunque è nell'ambito di un progetto originario che doveva arrivare nel centro Europa. Le altre zone sono veramente a livello medievale. Con
tutte le sue medaglie, emozionata e sorridente, è stata premiata in sala Gonfalone con una targa Bambi Becattini per le vittorie alle Special Olympics Games di Berlino. Quante medaglie hai vinto, Bambi? Allora, ho vinto 5 medaglie. E in quale discipline? Discipline sono la fune, le clavette, la palla e il nastro. Noi siamo orgogliosi di poter premiare oggi Bambi, simbolo di forza, di coraggio, di impegno. Un grande orgoglio per la Toscana. Speriamo che tu possa portare sempre più in alto il nome della nostra regione. Il tuo messaggio di speranza a tante ragazze e a tanti ragazzi, che bisogna sempre crederci, che bisogna sempre provarci, che con l'impegno, la passione, la forza, la determinazione è possibile raggiungere ogni risultato. E io, a nome di tutti i colleghi, i consiglieri regionali, ti faccio un grande in bocca al lupo per le prossime sfide. Noi ti seguiremo sempre e vogliamo che vinci ancora più gare e porti in alto. Poi ti regalerò una bella bandiera della Toscana sul tetto del mondo. Va bene? Sì, sì. Forza! Oggi è la magia dello sport, la magia della cultura, la magia di queste attività che possono creare un grosso legame anche a chi ha qualche problema in questa vita, le sa legare con la vita quotidiana, le sa legare con le normali attività di ogni persona. Credo che Bambi sia un grande esempio di tenacia, di volontà, ma anche tutte quelle persone che si sono messe a disposizione, in questo caso per la ginnastica ritmica, ma in ogni caso in cui ogni persona si mette in gioco per divulgare sport e cultura. Spesso questi giovani ci chiedono di avere questi spazi, e per noi è un dovere morale, perché questo vuol dire avviare questi giovani sulla buona strada, avviarli sui valori di quello che rappresentano lo sport e, torno a ripetere, anche la cultura, perché credo che anche quella può giocare un ruolo importante. Nel giorno della festa della donna sono state premiate in consiglio regionale 11 donne che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività. Beh, rappresentano sicuramente la capacità delle donne, i talenti delle donne di andare avanti nonostante ancora ci siano tanti ostacoli, tante discriminazioni e le donne non siano ancora libere di fare il loro percorso di vita. Queste donne ce l'hanno fatta con tanta capacità, tanta determinazione, tanta forza e possono essere di esempio per tutti, per le donne per prime ma per la società in genere, che è possibile costruire un percorso lavorativo, di carriera, di vita appunto paritario tra uomini e donne. Sì, il mio ultimo progetto è quello, dopo aver viaggiato tutto il mondo, aver conosciuto persone che lavoravano in questo settore, ho deciso in un piccolo paese della campagna della Valdera, a Capannoli, che è poi il paese dove sono nata, di creare questo ambiente, proprio in aperta campagna molto particolare, dove noi ospiteremo le persone che assaggeranno i cioccolati, faremo meeting con riunioni e parleremo a livello internazionale di questo prodotto così particolare. Quindi sarà un ambiente dove il cioccolato lo vivremo a 350 gradi e sarà la possibilità di far conoscere un prodotto veramente che per molti è il primo sostentamento, perché spesso le piccole piantagioni di cacao dove noi ci riforniamo sono frutto di lavori familiari, quindi dove lavorano anche molto le donne, finalmente avrà la possibilità di essere espresso al massimo in un cioccolato di eccellenza. E noi siamo un centro antiviolenza e abbiamo 14 sportelli su tutto il territorio, praticamente in tutti i comuni nel circondario. Questo perché vogliamo essere presenti là dove le donne hanno bisogno, perché quando una donna subisce violenza è difficile anche muoversi da casa per più di pochissime ore, e quindi vogliamo essere là presenti. Oltre a questo abbiamo le case rifugio, ne abbiamo 6, 3 aperte quest'anno, proprio perché è importante dare accoglienza nel momento del bisogno. Quando una donna decide di non subire più, di rivolgersi a chi la può aiutare, dobbiamo dare delle risposte concrete.
E la casa rifugio è importante perché in quel momento la donna deve venire via da casa, dal suo ambiente, da tutto, proprio perché purtroppo potrebbe rischiare la vita per sé e per i propri figli. Oltre a quello abbiamo anche le case, due per l'autonomia. Questo è molto importante perché la donna deve ricominciare a vivere, non può stare chiusa tutta la vita. Quindi la ricerca del lavoro, l'aiutiamo in questo, la ricerca della casa, la formazione, lo studio quando appunto è necessario. E quindi è molto importante anche questa. Su questo noi abbiamo fatto Casa Matilda, che è una casa grande, perché noi abbiamo preso un albergo, lo abbiamo ristrutturato e abbiamo fatto una grande casa famiglia, dove ci sono 8 nuclei familiari, donne con bimbi, quindi, e che insieme cercano di lottare per ricostruirsi una vita. E, oltre a questo, abbiamo anche fondato una cooperativa con donne che hanno subito violenza e che hanno fatto un percorso al nostro centro. Esatto, penso che non siamo tanto quanto quello che ci accade, quanto la capacità di reagire, rialzarsi, e penso che la determinazione sia una qualità che ci contraddistingue davvero. Quindi il mio messaggio è per tutte le donne di trovare sempre questa forza di rimettersi in gioco, di ripartire, anche se diversamente, ma ripartire. Parlate anche di bellezza, bellezza esteriore, la grande bellezza interiore che hai riscoperto dentro te stessa. Esatto, ho sempre saputo bene o male di avere una bellezza anche interiore, ma era come se la mia bellezza esteriore, non vorrei essere troppo modesta, ma era come se avesse offuscato questa parte di me. E l'aver rivisto tante cose appunto del mio aspetto estetico, dovuto appunto a questa paralisi che ho avuto, mi ha fatto davvero dire: aspetta un attimo, ma c'è tanto di più, Ilenia è molto di più di un viso, di un sorriso, di un corpo. E quindi ovviamente non dico sono felice di quello che ho passato, perché sarebbe assurdo, ma dico posso trovare tanti aspetti positivi da questa tragedia. Marco Tuliani, con una ricerca negli archivi di Stato di Siena e Grosseto, ha ricostruito la storia della pasta fresca e l'ha racchiusa in un libro. È importante questo piccolo studio che ho fatto e che poi mi è stato chiesto di tradurlo in questo libretto, perché sulla pasta fresca, che fa parte della nostra tradizione culinaria, sappiamo molto, ma forse non sappiamo quando si è radicata come piatto a sé stante. E quindi questo percorso vuole riportare, far chiarezza quando dal passato diventa un piatto vero e proprio. E lo diventa all'inizio del Medioevo, quindi siamo proprio dentro la nostra cultura italiana, toscana, e quindi la pasta comincia a perdere il ruolo di accompagnamento agli altri piatti, come lo era in epoca romana, e diventa pian piano, devo dire anche grazie all'influenza araba, anche se stiamo parlando di pasta fresca e non di pasta secca, come piatto a sé stante, che diventa sempre più protagonista nei menù prima medievali e poi rinascimentali. Devo dire anche, oltre al percorso di ricerca, di valorizzazione di una storia e anche la prospettiva per un futuro di valorizzazione con il riconoscimento dell'identificazione geografica protetta, io poi tifo sia per il picio che per il tortello maremmano, c'è di mezzo anche il fatto che questo territorio, la Toscana tutta, cerca anche attraverso l'enogastronomia di promuoversi e di farlo attraverso dei valori. No, Vetrina Toscana è il progetto che da oltre 20 anni accompagna la promozione turistica dal punto di vista enogastronomico ed incrocia ormai oltre 2000 imprese. E naturalmente ciò che pensano questi imprenditori, e quindi la possibilità di presentarsi sempre con una carta d'identità chiara, autentica, sostenibile, è un modello e uno strumento di riferimento che aiuta l'attrattività della nostra regione.